Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Completamento del servizio sul 29° Memorial Antonella Gatti a Osimo. Il piacevole ritorno alla Pineta di Civitanova Marche. Le interviste ai nuovi dirigenti della Federbocce. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Oggi chiudiamo il servizio sulle gare nazionali giovanili alla bocciofila Sacra Famiglia Osimo. 29° Memorial Antonella Gatti, con anteprima d'invito a terne miste. Prima vi ricordiamo i vincitori. E ora Luca Domaneschi, bravissimo, inserisce il punto della vittoria. Vincono Filippo Guazzaroni, Macerata, Alessandro Travaglini, Ferrara, Luca Domaneschi, Cremona. Questa vittoria a chi la dedico? Ai miei familiari, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori e ai miei amici. La dedica specialmente in primis a Andrea Mazzoni, che mi ha seguito per tutto la durata della parata, e anche a Matteo Gasparetto, che comunque è sempre un allenatore che sta a fianco di Mazzoni. La famiglia. E la vittoria 9-3-12, la vittoria a Tommaso Gusmeroli, Madonnina Milano. A chi la dedichi questa vittoria? La dedico ai miei genitori e alla mia morosa che mi seguono sempre. E a Daniele Di Bartolomeo. La vittoria per Lorenzo Porcellati a Grandi Cremona. Complimenti. Grazie. A chi la dedichi questa vittoria? La dedico alla famiglia e a quelli che mi seguono. Tommaso Martini Ancona 2000 che alla fine vince nella finale esordiente. A chi la dedichi questa bella vittoria? Questa vittoria la dedico solo al nonno e a mio padre che mi porta a tutte le gare. Bene, complimenti. Grazie.
Davide De Sicot ci ha invitato alla manifestazione da lui organizzata in collaborazione con alcuni amici per festeggiare il suo compleanno presso la bocciofila La Pineta di Civitanova Marche. Siamo tornati molto volentieri alla bocciofila La Pineta che non vedevamo da tanto tempo. La Pineta, una gloriosa bocciofila che in passato è stata frequentata da tantissimi campioni e che ha organizzato bellissime manifestazioni. Questo è un breve servizio, purtroppo avevamo un altro impegno e non siamo potuti restare molto a lungo. Vi abbiamo incontrato diversi amici che fra poco ascolteremo, ma iniziamo da Davide De Sicot, intervistato da Francesco Tosoni. Siamo qui con Davide De Sicot, talento milanese, che si è rimesso a giocare e in 3 anni è andato in A1, perché il talento non ha età. Bentornato a Civitanova, Davide. Casa mia qua. E adesso ti vogliamo vedere più spesso da queste parti. È un piacere per me venire qua, sai che sono nato e cresciuto qua, quindi non è un problema venire. Insomma, ho visto troppe persone oggi che non vedevo da tanto tempo, sono un po' in confusione, però con piacere. Quindi sono contento di essere qua. Tanto, è stata una bella sorpresa che mi hanno fatto i miei colleghi di lavoro. Stasera grande festa. Sì, stasera ceniamo tutti insieme, stiamo insieme in compagnia e ci divertiamo un'oretta insieme, volentieri. Si chiede l'età? Sì, sì, a una donna non si chiede, a un maschio si chiede. Che si chiede a una donna? Cosa si chiede? Come si chiama? Come si chiama? Da dove arriva? Cosa fa lei da qui? Ma sono a fare una visita speciale che c'è dei grandissimi oggi. C'è dei grandi. Guarda, sono quasi commosso. Ma è tanti anni che non venivo qui alla Pineta, pensavo nemmeno che ci fosse più, invece è uguale a 20 anni fa, è uguale. No, la Pineta è sempre Pineta, qui è venuto fuori dai giocatori docche. Poi sai adesso come le sta diminuendo, perché loro sono cresciuti, i giovani, boh, non lo so. Però oggi è una bella competizione. Come sta Mirko? Mirko ci accontentiamo, sta migliorando come dolore fisico, ma poi dopo per le riprese ce ne vuole, pazienza. Quanti mesi? Io penso che novembre, dicembre ci ne vuole tutti, Dopo qualche periodo che lui c'ha un po' paura, quindi, però dai, facciamo un bocca al lupo a Mirko, sei un grande. Bocca al lupo Mirko! Vogliamo rivederti presto sui campi di bocce. Ancora un po' di vecchi ci sono qui alla Pineta, vecchi, mezzi giovani, insomma, mezza età. La Pineta ce la ricordiamo tutti, anche Ombrosi ce la ricorda. Sempre una grande società, vecchia e gloriosa. Ci hai giocato qua? Parecchie volte, sì, sempre un piacere. Tu giocavi alla Pineta? No, Fondespina, mai. Fondespina forever, sempre. Ma ci sono stati 40 anni qua dentro, lo saprò com'era. Era una società di quelli famosi, e purtroppo adesso non c'è più. È finita. Finiti, noi ci siamo invecchiati, e quell'aria non gioca più. I giovani dove sono? Sì, ma non li vedi, cioè vai là. L'alumolu che sta a farsi i tuffi in un portico dentro. Buonasera. Ecco qua. C'è pure Silvano qua che sta a guardare, non so cosa. Maurizio. Cosa stai guardando? Sto guardando questi due ragazzi che non conosco. Tu hai vinto qualche volta qui alla Pineta? Mai venuto. Mai vinto? No, qui no. Mai vinto? No, non credo. Da altre parti hai vinto? Sì, abbastanza. Pineta. Ciao Maurizio. Non sei così vecchio. No. Non sei vecchio. No, non ancora. Però c'è rimasto poco. La Pineta, la Pineta la conosce bene. Ci sono nato qua alla Pineta. Sei nato, eh? E anche vissuto. Per 40 anni, tutto qui dopo però, ho girato. Adesso secondo andiamo andare a guardare. Tante belle gare negli anni passati. Sicuramente sì. Un po' decaduta. È la storia di Civitanova. Poi Fontespina l'ha sostituita.
diciamo così. Sostituita non lo so, adesso ci siamo anche le manifestazioni, sì. Sì, ci siamo anche centro federale, poi ci siamo anche noi. Mai giocato la Pineta? Mai giocato. Lei è stato presidente della Pineta? No, vice. Mai presidente? Giocatore, no. Quasi presidente. Comunque ancora faccio parte della Pineta, perché la Pineta, come tu sai, è stata e è una società sempre ad alti livelli. Qui alla Pineta ci hanno giocato i più grandi giocatori di bocce, da Alessandro a Formiconi, Nanni, De Nicola, perciò abbiamo forgiato anche i giovani noi. E oggi mi fa piacere, sono tornato a vedere, perché grazie a Davide che ha organizzato questa bella manifestazione, ancora una volta la Pineta si distingue nel dimostrare il gioco delle bocce ad alti livelli. Buonasera, occhio che tira il pallino, potrebbe prenderlo. Ok, l'ha preso ma non ti ha preso. Come vanno le bocce? Insomma, girano. Girano. Ancora rotonde o l'hanno squadrate un po'? Beh, forse quelle che riparo io non è rotonde, quelle che riparo io non è tanto rotonde. Però vanno vicino al pallino. Però Giovanno. Sì. Le bocce comunque stiamo in una fase un po' delicata, però tutto sommato andiamo avanti. Come stai? Sto abbastanza bene, via. Mi reputo fortunato, spero che fra un anno e mezzo o due il braccio torni a posto. Quanto? Un anno e mezzo o due. Così tanto? Sì, perché i nervi crescono un centimetro al mese, 20 centimetri, 26 centimetri uno, 20 l'altro, quindi piano piano con la pazienza e un po' di fortuna. Per fortuna che sei giovane. Per fortuna quello, sì. Grazie. Dai, auguri. Grazie mille. Tu da quanto tempo non venivi più alla Pineta? 10 anni. 10 anni solo? Forse anche più. Forse anche più, anch'io. Io venivo dai famosi Bedini, Chiaramoni, Moscetta, capito? Non so quanti anni fa. Però ancora, sì, ancora regge. Ancora regge? Sì, ancora regge. È sempre uguale comunque. Sì, sì. Anzi, ho fatto il tetto, non vedi? È migliorato? Sì, sì, è migliorato. Lei qui ci ha vinto qualche gara? Sì. Qualche anno fa, sì. Quando era più giovane, capelli neri. Capelli un po' biondi. Sì. Anche questa signora qua ci ha vinto. Io non mi ricordo di averci vinto mai, no. Quando eri giovane? Quando ero giovane, non mi ricordo più di quando ero giovane, quindi non lo so. Hai lasciato il passato alle spalle? Sempre, bisogna guardare sempre avanti. Sennò... Sempre avanti? Sempre avanti. Però c'è un detto che dice che chi dimentica il passato non ha futuro. Però per qualche situazione è meglio non ricordarselo, insomma, via, quindi... Qualche altro invece... Sicuramente. Spettatore. Gioca? No. Proibito o perché? Mettiamola così. Serve qualcosa a Roma. Proibito che cosa? Ecco qua che la Pineta l'ha conosciuta bene. Ebbè, voglio dire, è passato un po' di tempo, però a Pineta ci siamo cresciuti. Ci sei cresciuto? Sì. È diventato vecchio, no? Uscendo dalla bocciofila abbiamo incontrato un altro amico. Lei la Pineta la conosce bene? Sì. E io qui praticamente sono arrivato qui, avevo 13 anni e ho fatto tutte le mie migliori prestazioni qui. Ma hai imparato a giocare a bocce? Bravo, ho imparato a giocare a bocce qui, è stata una società ad altissimo livello e sono contento oggi di essere ritornato qui in questa manifestazione per onorare l'amico Davide De Sicot. E presto ci sarà anche una manifestazione da te e organizzata insieme a qualche altro amico. Esatto, il 17 agosto noi organizziamo il solito evento dove tu, Maurizio, sarai presente. Ci saremo. E qui ci saranno presenti molti giocatori, la gara è a Terne, l'evento è a Terne, poi andremo nella location splendida lì al Casale di Rolando. La conosciamo. Per continuare. Thank you.
solo 5 secondi di pubblicità, poi le parole dei nuovi dirigenti delle bocce. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo stati invitati dal consigliere nazionale della Federbocce, Gregorio Gregori, a presenziare alla serata conviviale presso la sua grande famiglia fermana, con Laura, mamma Tina e papà Primo. Una organizzazione stupenda, come sempre, in questa location dove si possono trascorrere delle piacevolissime ore insieme e vicino agli animali. All'orto, ai panorami e poi naturalmente con l'impareggiabile cibo che tutte le donne di casa preparano insieme a Primo. Amico ed ogni. Ma questa è stata una serata speciale perché insieme agli amici di sempre c'erano anche quelli nuovi, neo dirigenti della Federbocce nazionale, regionale e provinciale che insieme a Gregori da poco si sono insediati. E così abbiamo ritrovato anche altri vecchi amici come Maurizio Andreoli e Moreno Rosati. E c'era anche il neo coordinatore tecnico federale Flavio Stani. E da loro vogliamo ascoltare le prime impressioni su questo nuovo governo delle bocce. Lei rappresenta attualmente la federazione a livello nazionale? Sì, il mio ruolo, come lei sa, è vicepresidente federale vicario e quindi, come dire, mi onore rappresentare la federazione insieme al presidente federale Giulio De Santis, insieme a un consiglio federale che si è ricostituito e diciamo che in questo periodo sto svolgendo anche un ruolo, come dire, particolare, che è quello appunto della facente funzione della presidenza. Un periodo breve che sicuramente per quanto mi riguarda avrei voluto evitare, ma sono i ruoli e sono gli impegni, ma con piacere e con energia cercheremo di superare questa fase brevissima per poi ritornare a pieno organico. Come li ha vissuti questi primi mesi a livello nazionale, come consigliere federale? Beh, un'esperienza sicuramente importante, sono stati dei mesi che direi molto intensi dal punto di vista della programmazione e dell'impegno che stiamo portando avanti come il Consiglio federale tutto. Il Presidente è molto animato e molto energico nel cercare di concretizzare anche il suo programma, che era nella fase di presentazione molto ambizioso, una sorta di piccola rivoluzione nel mondo delle bocce. Abbiamo avuto, come dire, anche l'esigenza di dare ordine a una macchina che dimostrava, come dire, qualche appannamento e ecco, la fase iniziale sta per terminare. A breve, già in questi giorni, sono uscite le nuove circolari per la stagione agonistica 2017-2018, ma siamo ancora dell'avviso e siamo anche convinti di questo, che il vero rinnovamento si coglierà con la prossima stagione agonistica, quella del 2018-2019. E non è facile sicuramente cambiare le cose dopo tanti anni che sono state, non dico ferme, ma comunque abbastanza immobili. Non è facile, quindi io vorrei chiederti se è possibile un obiettivo primario di questa nuova federazione qual è? Beh, intanto l'immagine. Su quello stiamo investendo molto, a breve si conoscerà anche il progetto. L'immagine, intendo dire comunque quello che viene percepito all'esterno del nostro mondo sportivo, l'immagine che poi porterà inevitabilmente anche dei cambiamenti radicali dal punto di vista organizzativo, quindi la struttura della federazione. Ci sono delle novità importanti già deliberate e poi non da ultimo la qualità degli eventi organizzati. L'alto livello deve seguire pari passo il cambio di fase per l'immagine della federazione e quindi direi, ecco, per sintesi, per non prendere troppo spazio, l'immagine e l'alto livello che camminano insieme. Non perdendo mai di vista, perché ci reggiamo su una piramide che ha una base importante dello sport per tutti, che comunque è una federazione sportiva che non può perdere pezzi per strada. E non perdendo di vista, mi permetto, i giovani.
Beh, insomma, quando si parla di immagine, quando si parla anche di alto livello, ovviamente l'avrei dovuto esplicitare. Allora, se posso, insieme ai giovani, che sono sicuramente l'elemento portante di questo nuovo progetto, ci metto le donne. Il settore femminile ha una valenza straordinaria, ma ancor più inserisco l'attività del paralimpico, quindi la parte relativa ai ragazzi con disabilità, che è un aspetto non marginale anche per le ambizioni di questa federazione. Noi stiamo puntando molto sulla boccia come accesso alle Olimpiadi Paralimpiche e di conseguenza stiamo puntando molto anche come Federazione Italiana Bocce per l'accesso alle prossime Olimpiadi di Francia. Beh, insomma, il momento che stiamo vivendo, chi segue questa trasmissione lo saprà di certo, è stato fatto praticamente dopo 24 anni un'inversione di rotta completa con sette consiglieri cambiati su 10 e quindi è ovvio che la gente adesso si aspetta tanto da noi, d'altronde è giusto con l'adesione ampia che abbiamo avuto nell'elezione di Verona. Speriamo, come si dice in questi casi, di non deluderli, anche se il lavoro da fare è tanto e che sicuramente si può avere tutto subito. Esatto, questo è il vero messaggio da mandare, cioè è chiaro che certe inversioni di tendenza così repentine, così veloci, hanno bisogno dello spirito della base che deve cambiare, che deve fare come noi che abbiamo avuto il coraggio di metterci in gioco. E quindi questi cambiamenti che arriveranno ogni giorno, ogni settimana, ogni 15 giorni creeranno sicuramente confusione nella base, ma visti in un progetto globale 360 gradi ritengo che sia la voglia, la strada giusta da percorrere per dare alla federazione un qualcosa di diverso, un qualcosa di più sportivo che ci avvicini alle altre federazioni del CONI e che soprattutto migliori la nostra immagine per cercare di arrivare sul settore giovanile di cui io sono stato nominato il responsabile nazionale, diciamo, di avvicinarsi al nostro sport senza vergognarsi come purtroppo qualche bambino oggi fa nelle scuole, che se in classe ce ne sono 25 di cui 10 fanno calcio, 8 pallavolo e 4 basket, quello che dice che gioca a bocce non lo dice perché si vergogna. Questa, dobbiamo ammettere, è la situazione di oggi. Come sta vivendo questo nuovo incarico, questo periodo abbastanza, penso, impegnativo? Pensavo fosse una cosa più tranquilla, più leggera. Evidentemente mi sbagliavo, un impegno molto intenso, però devo dire, da grande appassionato che sono, mi ci dedico con tutta anima e corpo. E siete un bel gruppo, adesso riuscirete a fare quello che tutti sperano nel mondo delle bocce? Ma ci stiamo provando, abbiamo dato già dei segnali, mi sembra abbastanza chiari ed evidenti, cercheremo di fare il nostro meglio, soprattutto ascoltando il territorio, i presidenti e le società. Come sta procedendo in questi primi mesi? Sta procedendo molto bene, abbiamo cominciato a fare delle modifiche che riteniamo propedeutiche per il futuro delle bocce, sicuramente non abbiamo stravolto niente perché il tutto si vedrà il prossimo anno, perché col campionato in corsa, con l'anno in corsa non è bene farlo, quindi aspettiamo il prossimo anno per poter fare delle azioni più mirate. Qualcuno si lamenta, ha detto che bisogna andare più in fretta, ma non è facile. No, non è facile, bisogna anche capire che la macchina organizzativa non è proprio una macchina che è una macchina che ha bisogno di essere messa a regime e ancora non lo è. A Roma c'era anche un po' di ruggine. Diciamo non tanto, no, non tanto ruggine, diciamo che c'erano delle persone che decidevano e altre che si mettevano sedute aspettando le decisioni. Bene, allora Gregorio, dobbiamo dire che qui hai attirato tanta gente questa sera, tu, i tuoi familiari, tutta questa bella famiglia e questa bella location che non se ne trovano altre. No, noi siamo contenti, questa è la cena della fava che è andata fino un po' a lungo perché senza fava perché purtroppo quest'anno il mese di maggio è stato tempestato i fine settimana di assemblee, quindi non c'erano date disponibili, l'abbiamo spostato alla prima data utile, però è sempre un successo e vederli stare tutti insieme così veramente fa capire che non solo le bocce, ma il tutto, tutti noi siamo una grande famiglia.
Ho ancora qualche minuto di spazio e allora, visto che all'ultimo momento la Federazione Italiana Bocce ha assegnato al Comitato di Ancona l'organizzazione dei tricolori juniores e considerato che nelle Marche queste manifestazioni sono state sempre fatte nel migliore dei modi ma con tempi giusti per organizzarle, qualche dubbio ci viene e diciamo speriamo bene. Queste sono le immagini dei tricolori juniores organizzati a Porto Sant'Elpidio dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.